MTB Gran Fondo, in collaborazione con Castro Legend Cup. La sfida più bella della stagione è in Salento, il 20 ottobre a Castro, Lecce. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano da Selva Val Gardena. Siamo in provincia di Bolzano per raccontarvi uno degli eventi più importanti italiani e non solo per quanto riguarda le marathon. Stiamo parlando della Iro Dolomites. Tutto il meglio della mountain bike mondiale alla partenza, scattata proprio in questo istante alle 7:20 del mattino. Abbiamo visto Andreas Siewald con il compagno di squadra Martin Stosek, Leonardo Paez, Mark Stutzmann e tra gli italiani immancabili Fabian Rabensteiner, Samuele Porro, Diego Rosa, Joelle De Cosmo. E intanto i biker sono già in salita verso il Dunter Cepis e siamo lì con le nostre immagini. Con attenzione, davanti si è portato Yuri Ragnoli del FM Bike, seguito dall'ex campione del mondo marathon, il tedesco Andreas Siewald. Ad inseguire i due fuggitivi ci sono Diego Rosa, Leonardo Paez, Martin Stosek e attenzione perché i due di testa, Yuri Ragnoli con Andreas Siewald, hanno scollinato con un tempo, pensate, di meno di mezz'ora. Ad inseguire con 30 secondi di ritardo ci sono Diego Rosa, Torpado Factory Team, Leonardo Paez, Sudal Likugan e Martin Stosek. Seguiamo l'ex campione del mondo, intanto il tedesco Andreas Siewald già in discesa. E intanto i due di testa stanno incrementando il loro vantaggio sugli inseguitori, ai quali si sono aggiunti Samuele Porro, Jacob Dorigoni e Mark Stutzmann. E attenzione perché Martin Stosek ha aperto il gas e si è disfatto della compagnia di Yuri Ragnoli. Ora ad inseguire ci sono Leonardo Paez con Martin Stosek e Jacob Dorigoni del Torpado Factory Team. E il meteo non è certamente dei migliori oggi alla Iro su Tirol Dolomites. Nuvole basse, temperature sicuramente non estive ma quasi invernali. E comunque il fascino delle Dolomiti resta invariato anche con le nuvole. Andreas Siewald sempre al comando, si guarda indietro, gli avversari sono lontani, sono in ritardo di circa 2 minuti con Yuri Ragnoli, che è stato raggiunto da Martin Stosek e Leonardo Paez, Sudal Likugan. Seguiamo la pedalata del colombiano, mentre davanti è sempre saldamente al comando da solo il tedesco Andreas Siewald. Andreas Siewald ha aperto il gas e sta accumulando secondi preziosi sugli avversari. Una grande prova di forza per l'ex
campione del mondo marathon del Canyon City, ora inseguito, lo vediamo, da Leonardo Paez del Sudal Lee Coogan. Guardate che spettacolo queste immagini, si corre tra due muri di neve. Una gara sicuramente tra le più dure al mondo, la Hero Südtirol Dolomites, con i suoi 86 km e 4.500 metri di dislivello. Bisogna sapersi sicuramente gestire, anche solo per portare a termine la gara. Sa sicuramente come fare Andreas Sivald, che è saldamente al comando della Hero Dolomites. Sivald ha già fatto sua la Hero nel 2021 e ci sembra che abbia tutte le intenzioni per ripetere quella grande prova. Andreas Sivald, Canyon City, sta accumulando vantaggio sugli avversari. Sono oltre 3 i minuti di ritardo ora per, attenzione, Martin Stosek, il suo compagno di squadra, che si è portato in seconda posizione. Poi ci sono Leonardo Paez, Mark Stutzman, Diego Rosa, mentre non c'è più Yuri Ragnoli tra i diretti inseguitori. E ad oltre 10 minuti ci sono anche Porro, Dorigoni, Kerchi, Arias Cuervo. E mentre c'è un uomo solo al comando, e si tratta di Andreas Sivald del Canyon City, che si sta avvicinando al traguardo di Selva Val Gardena. Manca veramente poco all'arrivo e prende la bandiera tedesca Andreas Sivald del Canyon City. Braccia al cielo per l'ex campione del mondo marathon, che va a vincere la Hero con il tempo di 4 ore 31 minuti 32 secondi. Veramente una grande, grande prova di forza per Andreas, che ha fatto una gara praticamente sempre in testa dall'inizio alla fine, e fa sua per la seconda volta la Hero Südtirol Dolomites. E attenzione, perché in seconda posizione arriva un altro atleta Canyon City, si tratta di Mark Stutzman, seguito in terza posizione da un altro ex campione del mondo marathon, si tratta di Leonardo Paez del Sudal Lee Coogan International MTB Team. Cerimonia floreale con al terzo posto Leonardo Paez, Sudal Lee Coogan, al secondo Mark Stutzman del Canyon City e il vincitore Andreas Sivald, sempre del Canyon City MTB Team. Il primo degli italiani è Diego Rosa, che chiude in quarta posizione. Sul percorso di 71 km a vincere è Daniele Mensi del leinicese RDR Italia, davanti a Riccardo Chiarini del Cannondale ISB e Lorenzo Samparisi del KTM Alchemist. Per i 60 km invece vince Ramon Vantaggiato del team Velociraptors, davanti ad Andrea Candeago del Torpado Factory e Lorenzo Pierpaoli del team Cingolani. Mentre scorrono le immagini anche dei master, vediamo proprio queste categorie. Sul percorso di 86 km vince Luca Accordi, 00 Team, che si lascia alle spalle Gabriele De Paul del team Todesco e Marco Pini del Bike and Fun. Sul percorso di 71 km vince Andrea Zampedri del Lissone Mountain Bike, secondo è Gianluca Picciucchi del Zero Watt e terzo posto per Thomas Piazza del Saltos Mountain Bike. Percorso di 60 km a vincere è un grande, è Rul Paulissen del team Specialized, su Fabien Monnier e Gianluca Boaretto del Racing Bike. E siamo ora alla gara femminile. Le donne elite si sfidano sul percorso di 60 km e 3.200 metri di dislivello. Tra le altre, la namibiana Vera Loser del team Lapierre Bike, Adelaide Morat, Sudal Lee Coogan, Michalina Ziolkowska, e tra le italiane Sandra Mayrhofer del
Sudal Likugan, Costanza Fasolis del team Mente Corpo, Deborah Piana, Chiara Burato, e intanto sono partite. Si parte per il tracciato di 60 km e ben 3200 metri di dislivello. Si sale subito sul Dunter Cepis. La gara femminile è partita 10 minuti prima della gara maschile. Siamo con il gruppo di testa e con Adelaide Morat davanti, che ha alle sue spalle la compagna di squadra Sandra Mayrhofer. Suo fianco anche Claudia Peretti, la neo campionessa italiana marathon dell'Olympia Factory Team. Si sale in questa primissima salita di giornata, inquadratura per la namibiana Vera Loser del La Pierre Bike. E attenzione, perché a circa metà salita si porta al comando la tedesca Stephanie Walter del Canyon City. La seguiamo proprio in questo istante, mentre ad inseguire c'è Sandra Mayrhofer del Sudal Likugan. E ci prova la tedesca Stephanie Walter già nella prima salita, ma la gara sicuramente è molto lunga e con tante asperità ancora da superare. Siamo in cima al Dunter Cepis, dove, attenzione, Stephanie Walter, la tedesca, scollina con oltre 30 secondi di vantaggio su Vera Loser, a sua volta affiancata da Sandra Mayrhofer. Subito dietro ci sono Deborah Piana del team Cingolani, mentre perde terreno Adelaide Morat. Le altre sono più staccate. Nel gruppo ci sono Claudia Peretti, Chiara Burato, Costanza Fasolis, Maria Zarantonello. E attenzione, perché ad Arab Vera Loser è raggiunta da Sandra Mayrhofer. Le due hanno ora oltre 2 minuti di vantaggio su Deborah Piana. Le due atlete continuano insieme. Ora davanti c'è Sandra Mayrhofer, e c'è da dire che Vera Loser non è sicuramente una grande scalatrice. I suoi punti di forza sono sicuramente le discese e i tratti in piano, e alcuni tratti si devono fare necessariamente bici a mano, come stanno facendo proprio ora le due di testa, Sandra Mayrhofer Sudal Likugan e Vera Loser del team La Pierre. Abbiamo visto inseguire in terza posizione Deborah Piana del team Cingolani. Ma attenzione, perché Vera Loser dal passo sella ha allungato su Sandra Mayrhofer e ora viaggia con oltre 3 minuti di vantaggio dall'Alto Atesina, mentre mantiene saldamente la terza posizione Deborah Piana del team Cingolani. Leggermente più attardate abbiamo visto anche Chiara Burato, mentre questa è Michalina Ziolkowska. Quando manca veramente poco al traguardo di Selva Val Gardena, dove siamo già con le nostre immagini, ultime centinaia di metri per Vera Loser, la namibiana del team La Pierre, che sta per fare sua la Iro Sultirol Dolomites. Una grande, grande prova per la namibiana Vera Loser del team La Pierre, che va a vincere con l'ottimo tempo di 4 ore, 4 minuti, 33 secondi, seguita, attenzione, in seconda posizione da Sandra Mayrhofer, e terzo posto per Deborah Piana. Sono molto contenta di questo splendido risultato, perché è una prova di forza che ho fatto in vista delle Olimpiadi, in cui competerò sulla strada. Durante la gara ho dovuto mantenere la massima concentrazione, al contrario della mia avversaria Mayrhofer. Infatti io non sono una grande scalatrice, i miei punti di forza sono il piano e la discesa.
Sono stata insieme alle altre nella prima parte di gara, poi siamo andate via io e Vera Loser. Sulle discese però ne aveva più lei. Sono comunque molto molto felice della mia seconda posizione oggi a questa importante manifestazione. Ma sono veramente contenta della mia prestazione di oggi. Sono partita con la voglia di non mollare mai e non ho mai ammollato fino al traguardo, quindi sono veramente contenta. Sapevo che Paez era l'uomo da battere e per mettergli pressione sono partito volutamente molto forte, perché so che la sua vera forza esce nella lunga distanza. Una mossa un po' azzardata in un percorso estremamente duro come quello della Hero, ma sapevo di avere la resistenza necessaria per poter gestire la seconda parte della gara e mantenere la testa della corsa. Un risultato sicuramente ottimo per il mio team, il Canyon City. Oggi personalmente sono sicuramente molto molto felice per il mio risultato. È stata molto dura, ma ci siamo riusciti, un secondo posto che mi soddisfa sicuramente molto. Sì, certo, per me partecipare in questa gara è sempre una grande emozione e fare podio è come se fosse una vittoria per me. Sono passati tanti anni, mia dodicesima partecipazione. Oggi purtroppo ho partito un po' freddo e non riuscivo a prendere il ritmo, ma è andata bene, è sempre una gara dura. E dal Trentino Alto Adige ci spostiamo ora poco distante in Veneto, a Conegliano, in provincia di Treviso, per raccontarvi il 24esimo Gran Premio Città di Conegliano dal Marathon. Passiamo quindi al cross country, la specialità olimpica della mountain bike. A pochi minuti dal centro storico, alla scuola enologica di Conegliano, l'istituto tecnico Cerletti, tutto è pronto per il Gran Premio Città di Conegliano, valevole come settima prova del circuito Veneto Cup e che assegna anche le maglie di campione provinciale, naturalmente per la provincia di Treviso. Prime partenze di giornata, sono partiti i Master 3. Per loro sono tre i giri del percorso da compiere, percorso che misura circa 4 km per 180 metri di dislivello a giro. Sono partiti in Master 4, mentre questi sono in Master 5. Anche queste categorie dovranno compiere tre giri del tracciato. Partono anche i Master 6. E ultima partenza di questa tranche, i Master 7, 8 e le Master Women. E grazie all'aiuto della regia andiamo subito nella parte più alta del tracciato, a Collalbrigo. È appena transitato Marco Agricola tra i Master 5, mentre tra i Master 6 davanti c'è Flavio Zoppas de El Corridor. Intercettiamo anche Moreno Bianco al comando tra i Master 7, l'atleta del Cube Crazy Victoria Bike, che è seguito in seconda posizione da Renato Cecchetto dell'Easy Bike. Intercettiamo anche la veronese Lorena Zocca del SC Barbieri. La bella chiesa di Collalbrigo, attendiamo anche la testa della corsa, dove, attenzione al comando, si è portato Marco Delmissier del Bandiziol Cycling Team. È tutto solo al comando, inseguito in seconda posizione con debita distanza da Simone Pianalto. Ad inseguire i due Francesco Fantini, Spezzotto Bike Team. Rudy Zanussi è in testa per quanto riguarda i Master 4, seguito da Riccardo Reginato, Acido Lattico Team. Gara Master 5 con davanti Dino Pavan, seguito da Alessandro Zande Giacomo. E insegue al terzo posto Marco Agricola del Fures Racing Team. Subito una lotta a 3 per la categoria Master 5.
Mentre è da solo al comando tra i Master 6 Flavio Zoppas de El Corridor. Intercettiamo anche Moreno Bianco al comando per quanto riguarda la categoria Master 7. Seguito però a debita distanza da Renato Cecchetto dell'Easy Bike. Ma secondo me ce n'è una, dai. Dopo questo passaggio c'è un altro caratteristico passaggio, il si deve transitare sulla tavola in discesa come sta facendo Franco Gallina del Crocetto a Bike Team. E in testa intanto tra i Master 8 si è portato Erminio Bolognesi del Fures Racing Team. Ha piovuto durante la notte del sabato, ma il percorso ha tenuto, bisogna dire, molto molto bene. Grazie anche all'organizzazione che ha saputo mantenere in sicurezza il percorso anche nei tratti che potevano creare qualche problema. Intanto attenzione, primi arrivi di giornata, dove a vincere tra i Master 3 è Marco Delmissier del Bandizzol Cycling Team. Braccia al cielo anche per Rudy Zanussi che fa sua la classifica dei Master 4. Gara Master 5 a vincere è Alessandro Zandegiacomo de El Corridor Team. Arrivo anche per i Master 7, il vincitore è Moreno Bianco del Cube Crazy Victoria Bike. Taglia il traguardo anche Flavio Zoppas e va a vincere la categoria Master 6. Un saluto anche a Marco Bui che ha partecipato oggi qui a Conegliano, a taglia il traguardo anche Erminio Bolognesi del Fures Racing Team che vince tra i Master 8, mentre arrivo anche per Lorena Zocca dell'SC Barbieri. E si stanno preparando ora i giovani, le prossime partenze sono dedicate agli esordienti del primo e del secondo anno che sono già in griglia pronti per lo start. Per queste categorie sono due i giri del tracciato da compiere, tracciato che resta praticamente uguale. E alle ore 10:30 scatta lo start dedicato agli esordienti del secondo anno. Pochi istanti di pausa e partono anche i colleghi esordienti del primo anno. Buona gara anche a loro. Queste categorie dovranno compiere due giri del tracciato, mentre un solo giro per le ragazze esordienti del primo e del secondo anno. E subito dopo lo start si deve affrontare un piccolo strappo in salita, non è molto lungo ma è abbastanza duro, poi si scende per risalire nuovamente verso la parte alta del tracciato, dove ci sono anche i tratti più tecnici di questo percorso del 24esimo Gran Premio Città di Conegliano. Intanto le ragazze girano a destra per affrontare un giro di lancio. Andiamo subito ad intercettare la testa della corsa, dove al comando c'è da solo Cristiano Lessi con gli Anno Bike Team, seguito da Michele Storti, poi Pietro Pilat, Giovanni Zanella e Nicola Camatta. Mentre tra gli esordienti del primo anno al comando si è portato Giulio Grazian del Torre Bike, seguito in seconda posizione da Alessandro Turatta del team Verona Bike e terzo posto per Mattia Benvenuti, sempre del Verona Bike. Siamo nella parte finale del giro. Seguiamo l'azione anche del veronese Alberto Finetto, Hellas Monteforte. Attendiamo anche il passaggio femminile che sarà poi arrivo per le atlete. E in prima posizione è proprio lei, Vittoria Piovesan, che va a vincere l'atleta del Soligo Bike Team, lasciandosi alle spalle Zoe Del Ponte del Bettini Bike Team, e in terza posizione Agata Favero del Soligo Bike Team. Ma torniamo subito in testa alla gara esordienti del secondo anno, dove sta facendo gara da solo Cristiano Lessi del Conegliano Bike Team. Ad inseguire sono rimasti Michele Storti e Giovanni Zanella, e in quarta posizione Pietro Pilat, Sprint Vidor La Vallata,
Ed è da solo anche Giulio Grazian, sempre al comando tra gli esordienti del primo anno, seguito in seconda posizione sempre da Alessandro Turatta. E in terza posizione c'è Mattia Benvenuti del team Verona Bike. Andiamo subito al traguardo per seguire l'epilogo, dove, attenzione, braccio al cielo per Cristiano Lessi del Conegliano Bike Team, che va a vincere la classifica esordienti del secondo anno. Si sprinta per la seconda posizione, alla meglio Giovanni Zanella su Michele Storti. Esordienti del primo anno, felicissimo Giulio Grazian del Torre Bike, che va a vincere la categoria, seguito in seconda posizione da Alessandro Turatta del Verona Bike, e terzo posto per Mattia Benvenuti, sempre del team Verona Bike. Ci avviciniamo al mezzogiorno, c'è, fa anche caldo oggi, una giornata quasi estiva a Conegliano. Sono pronti in griglia gli allievi del primo e del secondo anno e le donne allieve. Per loro sono due giri del percorso da compiere. E partono gli allievi del secondo anno. Pochi istanti di pausa e partono anche gli allievi del primo anno. E infine le ultime a partire in questa tranche, le ragazze allieve. Per tutti questi atleti sono due giri del tracciato. Partenza e primo strappo. Con il 24esimo Gran Premio Città di Conegliano, organizzato dal Conegliano Bike Team, oggi si assegnano, ricordo, anche le maglie di campione provinciale. Intanto davanti c'è Mattia Viotto, seguito da Sirio Bortolato, e in terza posizione Tommaso Lombardino. Siamo con la gara allievi del secondo anno, in questo tratto tra i filari del Prosecco e tra gli allievi del primo anno. Al comando si è portato Nicolò Preto Martini, Ellas Monteforte, seguito da Matteo Pozzato, e in terza posizione Tobias Del Ponte. Questo è Enrico Ferrari del Fures Racing Team al quarto posto. Gare giovanili oggi molto molto partecipate qui a Conegliano per il 24esimo Gran Premio Città di Conegliano, su un percorso sicuramente spettacolare e tirato a lucido. Gara femminile al comando si è portata Anna Giambalvo, Cube Crazy Victoria Bike, seguita dalla compagna di squadra Valentina Marani, e terza posizione per Emma Dall'Antonia, anche lei del Cube Crazy Victoria Bike. Quarto posto per Asia Gava, Ottavio Bottecchia. Una giornata splendida oggi a Conegliano, testa della corsa allievi del secondo anno, dove si è portato al comando Sirio Bortolato, seguito da Mattia Viotto, e terza posizione per Tommaso Lombardino. Allievi del primo anno è sempre saldamente al comando Nicolò Preto Martini, Ellas Monteforte, seguito da Matteo Pozzato e da Enrico Ferrari. Intercettiamo anche la gara femminile, dove è sempre saldamente al comando, tra le donne allieve, Anna Giambalvo del Cube Crazy Victoria Bike, seguita in seconda posizione, eccola, da Emma Dall'Antonia, sua compagna di squadra, e terzo posto per Valentina Marani. Posizioni invariate per questa categoria, mentre transita anche Asia Gava del team Ottavio Bottecchia in terza posizione. Ma andiamo subito sotto lo striscione d'arrivo per l'epilogo di questo 24esimo Gran Premio Città di Conegliano, e alza la ruota Sirio Bortolato del Polisportiva Oltre Fersina, che va a vincere la categoria allievi del secondo anno, seguito da Mattia Viotto del Soligo Bike Team, e terza posizione per Tommaso Lombardino del Bike Club 2000. Arrivo anche per Nicolò Preto Martini dell'Ellas Monteforte, che vince
la categoria allievi del secondo anno, lasciandosi alle spalle Matteo Pozzato del team Bosco di Orsago ed Enrico Ferrari del Fures Racing Team. Gara femminile ed è braccia al cielo per Anna Giambalvo del Cube Crazy Victoria Bike, che va a vincere davanti a Emma Dell'Antonia del Cube Crazy Victoria Bike, e terza posizione per un'altra atleta Cube Crazy Victoria Bike, si tratta di Valentina Marani. È quasi l'una e sono sicuramente le ore più calde della giornata, ma sono anche le ore più calde a livello agonistico, perché ora partono gli Open con tanti campioni in gara. Questo è Mirko Tabacchi del Leinicese RDR Italia, che oggi dovrà vedersela con Enrico Bressan de El Corridor, Lorenzo Lazzaretti, Nicolas Pettinà, Marco Ponta, Domenico Valerio, tanti campioni delle ruote grasse oggi in prima griglia per questo 24esimo Gran Premio Città di Conegliano. Saluta la telecamera Domenico Valerio, LG Squadra Corse, e alle 13 in punto scatta lo start dedicato alla categoria Open maschile. Per loro quattro giri del percorso da compiere, come dovranno compiere quattro giri anche gli junior, che stanno partendo proprio in questo istante. Si susseguono le partenze, queste sono le donne Open, con abbiamo visto Astrid Miola subito al comando, seguite dalle colleghe juniores. Ancora partenze con la categoria Elite Master Sport. Pochi istanti di pausa e partono anche i Master 1. Ancora qualche istante e gli ultimi a partire, ultimo start di questo 24esimo Gran Premio Città di Conegliano dedicato ai Master 2. Andiamo subito sulla parte alta del tracciato, dove intercettiamo la gara Master 1, dove al comando c'è già Nicola Savi del Pavanello Racing Team. Transita anche la gara femminile, seguiamo l'azione anche di Martina Pozzato del Likugan, seguita da Elena Dalben, Verona Bike. Andiamo ad intercettare la testa della gara Open maschile, dove, attenzione, al comando sono in due davanti Mirko Tabacchi, leinicese RDR Italia, che attenzione viene superato in questo istante da Lorenzo Lazzaretti del team Sogno Veneto. Terzo posto per Enrico Bressan, El Corridor. E quarta posizione per il vicentino del V-Bike, Nicolas Pettinà. Questo è Marco Ponta del Fan Bike, gara juniores, dove davanti c'è da subito Filippo Cavezzan, Conegliano Bike Team, seguito in seconda posizione dal compagno di squadra, si tratta di Giovanni Zago. E terzo posto per Andrea Foroni, che ha alle sue spalle Alessio Paludniak. Gara Elite Master Sport, davanti a tutti c'è Simone Zanandrea, Pavanello Racing Team, seguito da Michele Marescutti, MTB Zero Asfalto. Siamo nella parte più alta del tracciato. Questo è Nicola Savi, in testa tra i Master 1, seguito da Andrea Pavanello, El Corridor, mentre gara femminile spinge sui pedali Astrid Miola del MTB Gaerne al comando per quanto riguarda la classifica Open femminile, mentre per quanto riguarda le ragazze juniores, davanti a tutte c'è Elena Dalben del Verona Bike. Ora si scende attraverso questa tavola, un passaggio sicuramente non facile. Astrid Miola sempre al comando della categoria Open femminile, seguita da Elena Dalben, che
che occupa la prima posizione per quanto riguarda le donne juniores, dove in seconda posizione troviamo Martina Pozzato. Testa della gara open maschile, attenzione, sempre lotta a due tra Lorenzo Lazzaretti del team Sogno Veneto e Mirko Tabacchi del Leinicese RDR Italia. Andiamo subito al traguardo per seguire l'epilogo della gara juniores, dove su tre giri del percorso a vincere è Filippo Cavezzan con gli Anno Bike Team, che si lascia alle spalle il compagno di squadra Giovanni Zago, e terza posizione per Andrea Foroni del Fures Racing Team. Nicola Savi va a vincere la categoria Master 1, mentre tra gli Elite Master Sport il più veloce è Simone Zanandrea del Pavanello Racing Team. Ed è braccio al cielo anche per Christian Toffoli del Corridor Team, che vince la categoria Master 2. Per la gara open femminile a vincere è Astrid Miola dell'MTB Club Gaerne, mentre per la categoria donne juniores la più veloce è Elena Dalben del team Verona Bike. Attenzione, Lorenzo Lazzaretti si aggiudica la classifica open maschile, lasciandosi alle spalle Mirko Tabacchi del Leinicese RDR Italia. E chiude in terza posizione, sempre per la classifica open maschile, Enrico Bressan del team El Corridor. Sicuramente una grande prova per Lorenzo Lazzaretti del team Sogno Veneto, ma diamo subito la parola ai protagonisti di giornata di questo 24esimo Gran Premio Città di Conegliano. Lo scontro oggi è stato diretto proprio io e Lazzaretti, abbiamo fatto 3,5 giri su 4 io e lui. E lui era chiaramente più forte di me in salita, però in discesa riuscivo a riguadagnare quel poco che perdevo fino all'ultimo giro, dove ha guadagnato più terreno e non sono riuscito a chiudere per l'ultimo giro, per l'arrivo. Ecco. È sempre difficile vincere e insomma sto facendo esperienza e oggi l'ho gestita, diciamo, bene. E a metà gara era incerta perché Mirko mi tornava sotto in discesa, in salita avevo visto che potevo giocarmela. L'ultimo giro ho dato il tutto per tutto e anche in discesa ho cercato di allungare il più possibile. E dai, sono riuscito ad arrivare a tagliare la linea del traguardo per primo e sono molto soddisfatto. E infine si vestono le maglie di campione provinciale cross country. E da Conegliano per il 24esimo Gran Premio Città di Conegliano è tutto. Un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike torna la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con Castro Legend Cup. La sfida più bella della stagione è in Salento, il 20 ottobre a Castro, Lecce.